Questo grembiule con scritto Carlita Dolce, riuscite a vedere? Ragazzi, questa ricetta che adesso vi faccio è stupenda, ve la sentite? Dopo per voi mi sacrificherò alle ore 11:30 di sera, mangerò anche il pancake ASMR. Ragazzi, gli ingredienti che ci servono adesso ve li faccio vedere, sono pochi, la ricetta è veloce, dovete farla. Se volete tanti altri video, ricette, ASMR o non ASMR, mettete un pollice in su a questo video, mi raccomando, e lasciate i vostri commenti che li leggo tutti. Ragazzi, gli ingredienti che ci servono sono innanzitutto la farina di avena. Io uso questa qua di Food Spring, ve la straconsiglio ragazze perché è buonissima, non ha conservanti, non ha nulla di aggiunto, è naturale. Io sarà il terzo pacco che consumo, è molto buona sia per fare i pancake che il porridge, provatela, è buonissima. Il mio codice di Food Spring è Carlita YT, ve lo scrivo qua e risparmiate un bel po' di soldini. Poi andiamo a mettere l'albume e andiamo a mettere lo yogurt al cocco e poi andiamo a mettere il burro d'arachidi per decorare e le scaglie di cocco. Il burro d'arachidi e le scaglie di cocco sono sempre di Food Spring, ragazze, queste sono buonissime. Adesso ve le faccio sentire. Vedete? Sono super croccantose. Anche il burro d'arachidi di Food Spring e anche questo olio di cocco, questo ci servirà l'olio di cocco per ungere la padella in modo che non si attacchi. È buonissimo per cucinare questo olio di cocco perché è molto fit, quindi ve lo straconsiglio. Anche ad esempio se cucinate il pollo in padella, mettete un po' di questo olio di cocco per ungere ed è, diciamo, molto light, quindi è molto usato dagli sportivi. Tutti i prodotti Food Spring li trovate sul sito Food Spring con il mio codice Carlita YT. Ragazze, provateli, sono buonissimi. Iniziamo. Ragazze, la ricetta ve la scrivo in sovraimpressione e anche nel box informazione sotto. Iniziamo a versare l'albume. Io ne faccio un po' in più perché così li conservo. Li potete mettere in frigo e conservarli per i prossimi giorni. Sono buonissimi. A questo punto vado a frustare. Frustiamo.
dolce, grazie alla vena. Ragazze, guardate il pancake come è cresciuto. Per girarlo, voi avete visto l'olio di cocco, non si attaccherà. Basta utilizzare una forchetta, ecco qua, l'ho girato. Come è profumato. Facciamo cuocere qualche altro minuto dall'altro lato. E voilà, le scene sono fette. Ragazzi, guardate qua che meraviglioso pancake. Non mi voglia di mandarle, sono favolosissimi. Io vi consiglio di provare questa ricetta perché è davvero ottima. Allora, ho ricoperto sopra con il burro d'arachidi Food Spring, che è ottimo, ve lo straconsiglio, compratelo perché è buonissimo. E poi ho messo le scagliette di cocco, sempre Food Spring, e i frutti rossi, un po' di granella di nocciole e nel ripieno. Thank you.